e bene a tutti. Ci troviamo nella casetta di Maria qui a Loreto, in questa casetta dove sono vissuti per tanti anni Gesù, Maria e Giuseppe, la santa famiglia di Nazareth. Sono venuti poi lungo i secoli tanti santi e sante, accolti dal cuore divino di Gesù, il cuore materno e immacolato di Maria, il cuore purissimo di San Giuseppe. Oggi vi parliamo di San Camillo dell'Ellis. San Camillo dell'Ellis, 1550-1614, è il patrono e modello degli infermieri. È il fondatore della Congregazione dei Ministri degli Infermi. È chiamato anche il Santo degli Ospedali e dei Malati. Camillo dell'Ellis nacque a Bucchianico, vicino a Chieti, il 25 maggio 1550. Rimasto orfano della mamma, seguì suo padre nella carriera delle armi, dandosi anche lui al vizio e al gioco. Crebbe vivace e irrequieto, più amico dei divertimenti che dello studio. A causa di una piaga ad un piede, per curarsi entrò nell'ospedale di San Giacomo a Roma, ma poiché non era malato grave, dovette fare l'infermiere. Fu così che il soldato di Ventura dovette imparare a servire i sofferenti, ma era allora un pessimo infermiere, svogliato, distratto e venale. Il suo cuore però non era del tutto sviato, spesso tormentato dall'inquietudine e dall'angoscia. A 20 anni gli morì il padre, che in perfetta coerenza con la mentalità e gli usi del tempo gli lasciò in eredità una spada e un pugnale. Pochi giorni dopo, in seguito ad un incontro con alcuni frati francescani, decise di farla finita con quella vita dissennata. Così era giunto ormai a 25 anni. Tormentato dalla ferita alla gamba, mai pienamente guarita, e dalla fame, decise di accettare un lavoro da muratore, che i cappuccini di Manfredonia gli offrirono per costruire il loro convento. I frati si mostrarono a lui molto fraterni. Camillo ne fu interiormente commosso, ma il suo orgoglio non era d'uomo e poteva dire che per timore che facessero ciò per indurlo a farsi frate, non accettò mai nulla. Tuttavia la grazia lo attendeva. La sera del 1 febbraio il padre guardiano gli disse a bruciapelo: «Fratello, tutto passa, tutto è vanità. Solo per Gesù Cristo vale la pena di spendere la vita». Camillo accusò il colpo e rispose: «Padre, pregate Dio per me». Restato solo, si gettò per terra e incominciò a piangere sommessamente sulla sua vita di peccato. Camillo iniziò così una nuova vita, fu vinto dalla grazia in modo così pieno, tanto da non commettere più un peccato mortale né peccato veniale volontario. Decise di servire Dio tra quei buoni cappuccini, ma dopo pochi mesi, a causa della vecchia piaga riacutizzata, dovette lasciare il convento.
tornò all'ospedale San Giacomo, attento questa volta e premuroso verso gli altri infermi, prestandosi anche come inserviente volontario, sempre caritatevole con i malati. Poteva dire loro con tono rassicurante: comandatemi, perché siete voi i miei padroni. La domenica e le poche ore libere che trascorreva in compagnia di San Filippo Neri erano la sua gioia, e San Filippo Neri lo orientò verso la vocazione a cui si sentiva attratto: consacrarsi a Cristo crocifisso nel servizio dei malati. Così l'ospedale divenne la sua casa. Fu un avvenimento straordinario e rappresentò una svolta per la vita dell'ospedale. Egli infatti cominciò ad accogliere gli infermi alle porte dell'ospedale, a lavarli personalmente con bagni odoriferi e a pulire le loro piaghe infette. Lo videro baciare quei corpi immondi e feriti, trasportarli sulle sue spalle, nutrirli, abbeverarli e accarezzarli con la tenerezza che sogliono fare le madri verso i loro figli infermi. Nello stesso tempo andava mettendo ordine nell'ospedale. Con la vigoria dell'antico soldato teneva a bada la maramaglia ladra, costituito dai pessimi e poco raccomandabili infermieri del suo tempo. Per servire ai sofferenti istituì la nuova congregazione dei ministri degli infermi, riunendo una compagnia di uomini virtuosi. Il loro distintivo era una croce rossa come il sangue e il fuoco, il sangue di Gesù e il fuoco della carità. Ogni giorno essi andavano all'ospedale di Santo Spirito. Camillo vi instaurò una nuova scuola di carità. In seguito fondò nuove case in altre città per servire sempre gli ammalati. Intanto, per essere all'altezza del compito che lo attendeva, Camillo riprese gli studi al Collegio Romano e nel 1584 fu ordinato sacerdote. Al momento della sua morte, avvenuta il 14 luglio 1614, la sua congregazione contava 16 conventi, 320 fratelli, prestava assistenza in 8 ospedali e ne gestiva altri 4. L'eroico e santo infermiere che tutti gli ammalati avrebbero voluto è stato dichiarato santo nel 1746. Figlio e servo della Madre misericordiosa. Così desiderava farsi chiamare. La Madonna l'aveva atteso per convertirlo. Lei era il suo rifugio e il suo conforto. Soldataccio, malfamato, violento, vizioso, nessuno avrebbe potuto cambiare il cuore di Camillo, eccetto Dio per l'intercessione della Madonna. Confidava con gratitudine e commozione: povero me se non avessi in cielo una così tenera madre. La tenera devozione alla Madonna rese la sua spiritualità amorosa, generosa, materna. I testimoni della sua carità dicevano: nessuna madre è più madre di lui. Le pratiche di pietà mariana erano il respiro della sua anima, il rosario, l'Angelus, tante care immagini, le feste mariane. Erano occasioni tutte queste e modi di esprimere
alla sua madre misericordiosa tutto l'affetto filiale. Spesso ripeteva: Maria, nelle tue mani rimetto ogni domanda di grazia e da te l'aspetto come dono di Dio. Diceva: lei è la tesoriera di tutte le grazie che escono dalle mani di Dio. La Madonna lo chiamava alla sua santa casa, qui a Loreto. L'insigne devoto di Maria durante il suo viaggio approfittò per visitare più volte la santa casa. La prima visita fu nel 1592. Camillo ebbe qui, nella Santa Casa, un incontro tanto commovente con la tenerissima Madre del Cielo. Ripartì col cuore infiammato di carità. Nel 1597 ritornò a Loreto, in modo più solenne, accompagnato da ben 9 religiosi, 4 sacerdoti e 5 fratelli, destinati alla fondazione di Bologna, per invocare l'aiuto della Madonna nella decisione di assumere il servizio completo negli ospedali. Volle ritornare a Loreto in forma ufficiale verso i primi giorni di giugno del 1600, accompagnato dai suoi assistenti nel governo dell'ordine. Anche nel 1607, quando ormai aveva rinunciato al governo dell'ordine, per donarsi interamente all'assistenza dei malati, ritornò qui. Il suo cuore andava spesso, o meglio veniva spesso qui, alla Santa Casa della Madonna. Per questo, ben volentieri, nel 1613, un anno prima di morire, accolse l'invito del suo padre generale ad accompagnarlo in visita alle case d'Italia, passando anche per Loreto. Si fermò qui 3 giorni. Tra la venerazione che sentiva nel cuore, espresse alla Signore patrona del suo ordine, invocando a lei protezione e continua assistenza. Ancora una volta, le sorti di un ordine religioso, quello dei Camilliani, che da lui prenderanno il nome, venivano legati alla casa santa qui di Maria, la casetta di Nazareth. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per intercessione della Vergine Lauretana, Maria di Nazareth, e con la protezione di San Giuseppe e di tutti i santi che sono venuti qui in questa casetta, scenda la benedizione dell'Altissimo sui vicini e lontani, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene.